Molto il professor Prosperi, che certamente ci ha parlato soprattutto di applicazione potenziale di queste norme internazionali da parte del giudice italiano, ma che ci ha aperto una finestra su questa istituzione molto importante che ha fatto irruzione sulla scena del diritto internazionale 20 anni fa e che oggi non ha una navigazione tranquilla e che certamente non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità. E direi che soprattutto il professor Prosperi ha messo il dito sulle lacune della nostra legislazione quanto alla piena attuazione dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Abbiamo, credo, una ventina di minuti a nostra disposizione che possiamo usare per un dibattito, quindi per un'interazione tra il panel e gli ascoltatori. Prego, chi desidera prendere la parola? Pregherei, non so se c'è un microfono in sala. Ecco, bene, allora pregherei coloro che intervengono di presentarsi. Grazie Presidente, Marco Longobardo dell'Università di Westminster. Ho due domande, una per la professoressa Lamarck e una per l'amico Luigi. Professoressa Lamarck, io non sono un esperto come lei di questa bellissima giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma lei dice poche volte il giudice interno si è posto il problema dell'interpretazione conforme al di fuori dei casi dei trattati di diritti umani. A naso, da grande ignorante, non sapevo questo dato, ma non può essere anche perché il giudice interno teme nei trattati di diritti umani, il nostro, scusi Presidente, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, un intervento di un giudice a chiarire come andava interpretata quella norma, mentre per gli altri trattati al 90% non c'è un giudice naturale internazionale che può intervenire. Quindi il giudice interno si sente più libero di. Luigi, purtroppo sono entrato e tu avevi già appena iniziato a parlare. È interessantissima la tua relazione. Peraltro, non so se lo posso dire, lo spoiler, col gruppo di interesse del diritto internazionale e diritto interno, di cui sono membro del gruppo di coordinamento, abbiamo deciso di lanciare un progetto sulle leggi di criminalizzazione derivanti all'ordinamento internazionale per l'anno prossimo ti coinvolgiamo. Ho una domanda. Poniamo il caso che il giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto decida di invocare l'articolo 13, paragrafo 3 della legge del 2012. Cosa succede? Cioè, dal punto di vista del diritto internazionale, come si risolve? È un caso di controlimiti, cioè ci andiamo a riprendere l'articolo 25 sul principio di legalità come un controlimite, ma lì il problema è derivato dall'inerzia del legislatore. E se non è un principio base del diritto, non puoi avere un vantaggio da un tuo illecito. Quali sono le conseguenze a quel punto? Grazie mille. Io avevo una domanda per la collega Lamarck. Volevo chiederle questo. Rispetto all'affermazione iniziale in cui lei ci ha spiegato che la Corte Costituzionale non ha tra i suoi compiti quello di indicare quali sono i criteri interpretativi che devono usare i giudici di merito. Ecco, mi chiedevo sulla base di che cosa allora però effettua un controllo sul fatto se il giudice di merito ha o no interpretato correttamente la sentenza della Corte Europea? Cioè, voglio dire, il giudice interno, no, il giudice costituzionale non può verificare, no, non ha tra i suoi compiti quello di verificare il processo interpretativo che ha compiuto il giudice interno, ha però il compito di verificare come il giudice di merito ha interpretato la sentenza della Corte Europea. Almeno questo mi pare si possa leggere almeno nella sentenza 49-2015. Volevo sapere come la vede. Grazie. Darei ora la parola ai nostri relatori che sono stati interpellati, magari questo non esclude ulteriori domande, naturalmente. Prego, professoressa Lamarck, prego. Prima domanda, prima risposta. Allora, io ho notato che l'interpretazione conforme i giudici la fanno della legge nei confronti della Costituzione, della legge nei confronti della Corte Europea, Convenzione Europea e della giurisprudenza della Corte Europea.
la fanno anche in relazione alle norme del diritto dell'Unione, ma la fanno anche in relazione ad altri trattati internazionali sui diritti umani che non hanno un giudice. E poi invece il criterio di specialità è utilizzato quando invece la struttura delle due norme poste a confronto è simile, cioè norme entrambe di dettaglio. Allora lì al giudice non viene in mente di provare ad avvicinare il significato delle due norme, ma applica, io mi immaginavo anche il criterio cronologico che dà luogo all'abrogazione, in realtà ho scoperto che non lo fanno i giudici, e applica il criterio di specialità. Mi dà occasione di dire che in tutte le pronunce di merito della Cassazione che ho trovato danno applicazione al criterio di specialità, c'è molta confusione di categorie, nel senso che un po' dichiarano di dare applicazione al criterio di specialità sui generis, a volte danno prevalenza alla norma interna, alla norma pattizia in via interpretativa, non solo invocando il criterio di specialità ma anche l'articolo 117, quindi sbagliando, perché a quel punto dovrebbero sollevare questioni di costituzionalità, quindi molta confusione tra le categorie e soprattutto però nei fatti applicano il principio di specialità quando c'è specialità, razione materia o razione persone. Diciamo, applicano il criterio di specialità a questi giudici corretto, dando invece una denominazione diversa e sbagliata al criterio di specialità che stanno applicando. Non so se sono stata chiara. Ma io qui invece rispondo già che ho il microfono. Prego. Dunque, io dicevo che la Corte non è che non ha competenza a intervenire sul ragionamento dei giudici. Io dicevo che se la questione non le è stata proposta, quindi non ha da decidere una questione, non può dire niente, perché resta tutto confinato a un momento precedente. E quindi è inutile che dica, aggiungerei in generale, parlando del sistema di giustizia costituzionale, di solito la Corte Costituzionale non dice niente, né di quello che viene prima e al posto del giudizio di costituzionalità, né quello che viene dopo, cioè gli effetti delle sue pronunce, perché sa che su queste aree quello che dice può non essere seguito e quindi, piuttosto, come dicevo prima, che parlare a vuoto e essere smentita, preferisce tacere. Quindi, quando le arriva la questione, a volte dice, però è nel momento in cui sta decidendo, e quindi nel momento in cui la materia ce l'ha di fronte e la sta lavorando. Per il resto preferisce tacere. Poi, di massima, una scelta così anche strategica, direi. Infinite. Sì. Scusa, volevo solo dire rispetto alla prima domanda che il mancato uso del criterio cronologico ha colpito anche me da parte dei giudici. In effetti, a fronte della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che aveva trovato alcune criticità della legge fallimentare, che era il 41, insomma, rispetto ai diritti, alla limitazione dei diritti del fallito, e il giudice comune non ci ha pensato due volte, l'ha mandato alla Corte Costituzionale senza porsi neanche il problema se la legge di ratifica della Convenzione, che come sappiamo è del 1955, non avesse abrogato già le disposizioni trovate dalla Corte di Strasburgo non in conformità alla Convenzione. Prego, professor Prosperi. Intanto grazie per la domanda, sì, sarei veramente molto contento di essere coinvolto nel gruppo di interesse. Sulla domanda nello specifico, in realtà non voglio lanciarmi in previsioni, non sono proprio nelle condizioni di poter dire cosa farebbe il giudice italiano. Quello che posso fare è citare un'affermazione fatta dall'allora procuratore generale della Corte di Cassazione, il dottor Ciani,
nella seduta del 19 giugno 2012 alla Commissione Giustizia, quindi dopo la modifica della legge 237 con l'introduzione del requisito del rispetto dei principi supremi dell'ordinamento. Disse in quell'occasione il Procuratore Generale: l'unico ostacolo alla cooperazione con la Corte, soprattutto ove oggetto della richiesta sia la consegna di una persona, è costituito dall'impossibilità di adottare decisioni che si pongano in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Limite, come ha ripetutamente affermato la Corte Costituzionale, non superabile dal legislatore ordinario, neppure nel caso di legge ordinaria che goda di una specifica copertura costituzionale, come potrebbe essere considerata la legge di ratifica dello Statuto ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione. Quindi, diciamo, ambasciatore non porta pena, questo è un virgolettato che ho copiato dall'audizione del Procuratore Generale. Mi aspetto che, ecco, questa sarebbe quantomeno la richiesta del Procuratore, quindi evidentemente di sollevare una questione di costituzionalità. Poi... grazie infinite. Ci sono altri interventi? Ecco, prego. Grazie, Nicola Colacino, Università Niccolò Cusano. Io ho due domande, una per la professoressa Lamarck e una per il professor Gallo. Alla professoressa Lamarck volevo chiedere se aveva notato, diciamo appunto dalla curatissima analisi della giurisprudenza dei giudici di merito, che in alcuni casi, mi riferisco soprattutto a quei settori in cui il nostro legislatore continua a essere un po' pervicacemente lontano, insomma, dagli standard europei, insomma un po' arretrato, diciamola così, poi a prescindere da come la si veda, i giudici comuni, soprattutto quelli prima della Cassazione, parlo appunto dei tribunali e delle corti d'appello, utilizzino il riferimento, a prescindere dalle tecniche che lei aveva illustrato, il riferimento alle norme internazionali, in particolare quello ovviamente sulla tutela dei diritti umani, con una funzione promozionale, cioè con una sorta di copertura appunto normativa, uno shelter che possa giustificare delle scelte che sono ovviamente totalmente nuove dal punto di vista, quindi una funzione pretoria che va anche oltre, va quasi alla creazione giuridica. In questo senso appunto anche i magistrati su questione di giustizia si sono posti, no? la funzione creativa del giudice fino a dove si può spingere. Però è interessante perché appunto, se nella sua analisi questo trova conferma, appunto, diciamo, la funzione pretoria spinta verso anche l'eccesso a volte, però può servire da riequilibrio di fronte a questo appunto immobilismo, di fronte a questa inerzia del legislatore. Al professor Gallo volevo chiedere invece se la interessante appunto ricostruzione della funzione oggettivo positiva dell'effetto diretto non incontrasse un limite nel principio della domanda, cioè vale a dire quando si pone la questione, appunto, quando il soggetto, il privato, pone la questione della non applicazione, come nella legge, nella sentenza La Pergola era, no, originariamente coniata questo effetto diretto della normativa europea su quella interna rispetto a quella interna, il giudice nazionale di fronte alla domanda, laddove dovesse ravvisare che l'azione individuale, l'iniziativa individuale sia finalizzata semplicemente a questo effetto o positivo, non possa rigettarla perché priva di rilevanza nel giudizio concreto, cioè al dunque, se non c'è un reale interesse soggettivo, a prescindere appunto dalla sua qualificazione sotto il profilo domestico, se in realtà la domanda non finisca poi per poter essere rigettata, se sullo sfondo la richiesta del privato sia solo finalizzata a far valere questa funzione oggettivo positiva dell'effetto diretto. Grazie. Grazie infinite. Ah, prego. Se vuole io. Procedo, poi. Sono Alessandro Micarelli e vorrei porre una domanda al professor Roberto Baratta. In particolar modo mi piacerebbe sapere se il ruolo integrativo dell'ordinamento interno affinché una norma possa essere direttamente applicabile da parte del giudice nazionale sia col tempo, col passare del tempo, sempre meno rilevante. Ecco, grazie.
Diamo ora la parola al professor Costamagna e credo sarà, questo sarà l'ultimo intervento. Prego. Sì. Grazie Presidente. Io ho una domanda per Daniele Gallo che si ricollega però a una cosa detta anche dal professor Baratta, vale a dire il rapporto tra effetto diretto e primato. Ho inteso la sua critica alla sorta di cannibalismo del privato rispetto all'effetto diretto, però poi alla fine della relazione mi pare di capire che quello che lui auspica è un primato che sia conseguenza dell'effetto diretto, che meglio operi quando ci sono le garanzie dell'effetto diretto, che in teoria nasce per dare dei diritti agli individui. Quindi in buona sostanza non procedere alla disapplicazione se non in favore dei diritti individuali. Questo mi pare un po' il suo argomento di fondo della sua relazione. Non vedi un problema nel fatto che la funzione del primato e dell'effetto diretto sono diverse e che quindi il primato non necessariamente debba operare solo e soltanto nei limiti in termini di garanzie individuali previsti o meglio connaturati all'effetto diretto? Sì, grazie infinite. Adesso diamo la parola ai nostri relatori, non so chi desidera cominciare, cioè, non so se ancora basta. Allora il professor Gallo, prego. Prima domanda, mi permette di chiarire me stesso. Ora, nell'effetto diretto oggettivo positivo c'è un interesse del singolo. La differenza è che il singolo invoca la norma europea come parametro di legittimità del diritto nazionale, una norma che non conferisce, come nell'effetto soggettivo sostitutivo, direttamente un diritto al singolo. Basti pensare al caso di dell'ordinamento nazionale che contiene una deroga che non è in linea con il diritto europeo. In quel caso la disapplicazione, senza che ci sia il conferimento diretto di un diritto, è sufficiente a tutelare la sfera soggettiva del singolo. Per esempio nel caso Taricco, non c'è effetto diretto. Non soltanto e non tanto perché il 325, come dicevo, non è incondizionato, ma soprattutto perché non c'è nessun vantaggio, nessun interesse individuale, non c'è neanche tra l'altro un interesse per lo Stato, c'è la compressione di due interessi, non c'è l'interesse che quindi si scioglie. Dunque, secondo me, nel caso Taricco, ecco la dimensione operativa, la disapplicazione è il prodotto del solo primato, con tutte le conseguenze a cascata, secondo me, negative di cui ho parlato prima, e cioè sovvertimento di sussidiarietà, attribuzione di competenze e via dicendo. Per quanto riguarda Francesco, sì, io però distinguerei, capisco quello che tu dici il primato non opera sempre nei limiti dell'effetto diretto, però la disapplicazione sì. Quindi secondo me l'elemento su cui fare leva non è tanto il primato, che può certamente emanciparsi dalla categoria dell'effetto diretto, ha una dimensione molto più estesa, però la disapplicazione no. E quindi dal mio punto di vista la disapplicazione, per evitare quegli effetti cascata di cui parlavo, è il prodotto della sinergia tra effetto diretto e primato. Ci sono delle eccezioni, come dicevo, una è quella del controlimite e la seconda è questa ipotesi particolare che si declina in una Corte di giustizia che decide di non pronunciarsi ordinando la disapplicazione nonostante la norma europea sia direttamente efficace, perché dice al giudice italiano di effettuare quel contemperamento. Quindi qui non c'è il nesso tra disapplicazione e effetto diretto, però direi che è un'eccezione. Ora, dal punto di vista pratico, operativo, ovviamente questa ricostruzione fa sì che si debba andare oppure no alla consulta, che ci sia oppure no la disapplicazione, che si debba andare oppure no alla Corte di giustizia per chiedere delucidazione sull'efficacia interna di una norma. Grazie comunque, Francesco. Grazie, grazie infinite. Non so se gli altri relatori desiderano intervenire. Prego. Prego. Capisco, i tempi sono brevi. Allora, la prima domanda è che effettivamente, al contrario, io noto, analizzando la giurisprudenza,
soprattutto interna, che il ruolo del diritto interno nel completamento della disposizione internazionale affinché questa possa produrre effetto diretto è molto più importante rispetto al passato. Faccio un esempio rispetto alla Convenzione di Montreal sui danni del vettore aereo all'individuo. Beh, basta vedere la giurisprudenza della Cassazione italiana, vedere come il ruolo che gioca il ruolo dell'articolo 2059 del Codice Civile, che permette anche i danni non di rivendicare, qualora la persona interessata lo provi in giudizio, anche i danni morali, non solo quelli materiali derivanti dal... Cioè, quindi io direi anzi che se si guarda il panorama, il ruolo del diritto interno diventa essenziale nell'effetto diretto. Rispetto a quello alla questione che rilevava invece il professor Costamagna, effettivamente insomma, nella mia ricostruzione dell'effetto diretto, il primato ed effetto diretto sono due cose differenti. Cioè non vanno necessariamente di pari passo, per almeno questo per il diritto internazionale. Guardate, io le due tematiche dell'effetto diretto nel processo di integrazione europea e l'effetto diretto nel diritto internazionale, a mio avviso, sono due cose distinte. Le categorie concettuali dell'una non sono trasponibili nell'altra, anche se capisco benissimo invece che vi sono molti autori, anche importanti, soprattutto italiani e anche stranieri per la verità, che tendono, soprattutto gli internazionalisti, a verificare, insomma, a utilizzare la giurisprudenza, la prassi in senso per entrambi le ipotesi. Ma per me essenzialmente il punto è questo, cioè che facciamo l'esempio del primato quando sia per esempio un problema derivante da un limite, derivante dal giudizio di costituzionalità, proprio perché incontra la norma internazionale, disposizione incontra un limite derivante appunto dal giudizio di costituzionalità, perché si pone un problema. Bene, questa qui effettivamente è un problema che si può porre anche per le norme che non sono self-executing, ma che siano state compiutamente attuate e integrate nell'ordinamento tranne gli opportuni strumenti di adattamento, e che non abbiano appunto modificato il diritto interno, se questo fosse nella disponibilità del Parlamento, quindi non abbiano modificato l'assetto costituzionale per ricevere, per accogliere quella disposizione. Quindi in realtà il tema del primato è certamente collegato alla categoria concettuale dell'effetto diretto, ma a mio avviso sono due cose diciamo concettualmente distinte. Grazie. Grazie infinite. Io direi che le relazioni, partendo dal punto di vista dell'applicazione del diritto internazionale ed europeo da parte del giudice interno, hanno affrontato una gamma vastissima di argomenti, suscitando un notevole interesse, come dimostrato dal dibattito. Non mi resta che ringraziare ancora una volta il professor Palmisano, tutti i relatori, tutti i presenti.